Tommaso Zorzi e il duro sfogo sul tema adozioni omosessuali dopo il post dell'ex volto di Temptation Island che si dichiarava contro due genitori con lo stesso sesso. Una recente storia Instagram di Selvaggia Roma contro le adozioni gay è diventata immediatamente di tendenza su Twitter e recitava così: «Ho tantissimi amici gay e la pensano come me, un bambino dovrebbe avere due figure come una mamma e un papà». È questo quanto scritto dall'ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello su uno dei temi più scottanti e dibattuti del momento in vista anche delle imminenti elezioni politiche dove i diversi partiti e i loro esponenti sono nettamente schierati contro o a favore di questa tesi. Un commento, questo, che non è passato inosservato, soprattutto nel mondo omosessuale, specialmente nel mondo dei VIP, scatenando l'ira di Tommaso Zorzi che non è riuscito a stare in silenzio dopo averlo letto. Se prima c'era un pudore nel tenersele per sé queste visioni un po' retrograde, adesso, in vista dei tempi che stanno, purtroppo, per cambiare in questo paese, ci si sente più legittimate a esporre il proprio pensiero che solitamente è lesivo di una categoria di persone, sottolinea Zorzi nelle sue stories Instagram. Questa cosa non va sottovalutata ed è molto preoccupante. Il conduttore televisivo ed ex vincitore del Grande Fratello VIP ci ha tenuto anche a specificare che le figure classiche di mamma e papà non sono per forza sinonimo dell'essere bravi genitori, anche solo per il fatto che i bambini adottati sono nati da una coppia di genitori eterosessuali che non ha voluto o potuto tenere il bambino, mentre una coppia omosessuale che vuole procedere con l'adozione deve sottoporsi a numerosi esami di idoneità e spendere cifre folli per diventare genitore. Se spendo 150.000 euro e sto 2 anni in ballo per la burocrazia perché io quel bambino lo voglio con tutto me stesso, sottolinea Zorzi. Thank you.